Buon sud a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Gente da Sud. Tra pochissimo scopriremo chi sarà l'ospite di oggi che ha squarciato la rete ed è venuto qui con me per una chiacchierata. Io vi posso dire che intanto è un omone, ma è molto tenero. Adesso capiremo il perché. La sua ragione di vita sicuramente è la natura. Sigla, sta per iniziare Gente da Sud. L'ospite di oggi, che ha squarciato la rete ed è qui con me, Filippo Armonio, giusto? Giustissimo. Ok, buon sud, ben arrivato. Buon sud a voi, grazie. Allora, mi devi dare una mano, tu sei il presidente? Sono il presidente dell'associazione, naturalmente, Brancaleone e quindi gestore del CRTM. CRTM, ok. Che è? Che è Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone. Oh, perfetto, grazie. Questa Filippo. È la cronaca. Grazie Filippo. Allora, io ho detto che sei un omone, ma sei buono, sei tenero, giusto? Spero. Allora Filippo, iniziamo a parlare, perché tu veramente ti occupi di una cosa bellissima e iniziamo subito da quella, perché è quella che ti occupa più tempo, no? Sì, diciamo che mi occupo a livello di volontariato della gestione del centro di recupero delle tartarughe marine di Brancaleone, che sono della specie Caretta Caretta, della giusto? Specie Caretta Caretta, ma anche di altre specie. A Brancaleone, che è sulla costa ionica. Sì, a 60 km dalla Reggio Calabria, tra l'altro è una zona che ho visitato, insomma sono stato a Palizzi, sì, quindi esatto. Molto vicino. Sì, là vicino, più o meno. Allora, prima di parlare delle tartarughe, no? Qualche mese fa c'è stata un'alluvione fortissima. Il primo novembre del 2015 c'è stata questa forte alluvione che ha devastato il territorio, in particolare il comune di Brancaleone è stato quello più colpito e il centro non è rimasto escluso, in quanto si è allagato il solaio e dopo un certo periodo l'acqua è incominciata a filtrare all'interno del nostro centro, dove abbiamo la sala vasche, dove teniamo gli animali in degenza, e un po' alla volta sono incominciato a crollare il tetto, diciamo, l'intorno. Perché noi tra l'altro abbiamo visto su tutti i telegiornali le immagini, esatto, praticamente c'è stata una distruzione, sì, oltre alle ferrovie, vabbè, ma proprio strade, terreni, strade, sì. Come avete fatto in quei giorni, Filippo? Io immagino un grande disagio. È stata una settimana terribile, in quanto tutto il paese era pieno di fango, ovviamente c'è stato l'aiuto da parte sia dell'esercito che dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, siamo stati, insomma, per una settimana assistiti da queste istituzioni che ci hanno aiutato a ripulire le strade e a ritornare alla normalità. Adesso la situazione com'è? Fortunatamente, cosa che ha stupito un po' tutti, sia la strada sia la ferrovia sono stati ripristinati in tempi velocissimi. Ma veramente? La ferrovia in 9 giorni e la strada... Avevano detto in 10, quindi hanno fatto sì, anche meglio. Sì, tempi velocissimi. E la strada, se non ricordo male, in circa 15 giorni, quindi a sorpresa... Anche perché non è che ne abbiamo tantissime lì di strade, ecco, quindi quella era la comunicazione. Era la comunicazione principale, anche la ferrovia. La 106, la strada, è la 106, la strada, insomma, 106, esatto. Che è una, esatto, in generale è una bruttissima strada, chi la fa, insomma, ma viene chiamata collegamento strada verso nord, non avevamo altri collegamenti. Però non avevate, potevate anche andare solo verso... La strada alternativa era crollata pure perché c'era un altro ponte a Bruzzano, a Zeffirio, certo. Era crollato anche un ponte, quindi non c'era nessuna possibilità di andare a nord. Io so che tra l'altro a Palizzi, insomma, si è interrotta la comunicazione tra Palizzi e Palizzi Marina perché Palizzi, esatto, è fatta, esatto, su c'è in due livelli, esatto, e poi c'è anche Pietrapennata eccetera, che è un altro centro dislocato, sì, insomma c'è stata veramente, insomma, ha causato molti danni e non pochi disagi al territorio e alla popolazione, gente che ha perso, insomma. Allora, noi Filippo abbiamo intitolato la puntata Volontario Mare Monti, tutto attaccato volutamente, perché tu, oltre ad avere questa passione per la natura, per in questo caso le tartarughe, sì, no? Fai anche trekking, ti occupi, sì, di montagna, insomma, raccontami un po', dai. Diciamo che in generale ho la passione per la natura, per l'ambiente, tutto quello che è natura mi riguarda in qualche modo. Mi occupo da 10 anni, faccio volontariato da 10 anni al centro di recupero, però già da prima
facevo già attività escursionistiche, fotografiche. Perché e tu di sei tutela, anche fotografo, eh? Sono anche fotografo, sì, e di tutela della conservazione della natura anche in montagna, non solo al centro di recupero. Poi c'è stata questa possibilità di fare volontariato al centro e da lì poi è iniziata, insomma, questa Filippo, lunga da dove strada. Nasce questa tua passione per la natura? Cioè, ti ricordi da piccolo? L'unica cosa che ricordo è che tutti i miei amici giocavano a calcio, a me il calcio non piace, quindi sono finito, insomma, a cercarmi alternative e ho trovato riparo nelle campagne, nella natura, e poi è diventato uno studio e poi alla fine mi sono attivato per fare qualcosa per tutelare questi ambienti che negli ultimi 20 anni sono tutelati molto poco, e quindi soprattutto al sud, soprattutto nelle nostre zone, nel Basso Spromonte, non c'è una grande sensibilità verso l'ambiente, quindi qualcosa. Invece c'è un ambiente bellissimo, no? Adesso hai parlato della Spromonte, tu vai a fare dei percorsi di trekking anche, c'è un ambiente bellissimo, la Spromonte è uno degli ultimi ambienti intatti d'Europa, quindi insomma con una vastità di vegetazione fatta a livelli, insomma boschi enormi, grandissimi, secolari, di una importanza a livello di biodiversità. Com'è la manutenzione, Filippo, della Spromonte, tu che lo conosci? Negli ultimi anni qualcosa si sta vedendo, posso dirti che fino al 2010 era completamente inesistente. Non ce ne sono, ma non c'erano assolutamente dei sentieri. Ora invece quest'anno, se avete visto il parco, sì, come no, no. Ha fatto una 100 Abbiamo km. Parlato tanto con il presidente Bombino. Esatto, ha fatto 100 km di sentieri, ma fino al 2010, praticamente 2010-2011, non c'era assolutamente nulla. Andavamo in montagna con degli amici appassionati, perché amiamo proprio questo genere di attività, ma da parte delle istituzioni, soprattutto del Parco Nazionale, c'era completa indifferenza, o comunque facevano altre attività. Ora pare che qualche segnale, soprattutto col presidente Bombino, ci sia stato e che si va nella direzione in cui si dovrebbe andare. Fa meno paura quando si sente parlare di Aspromonte rispetto ad anni fa? È diventato più accessibile? Noi attraverso il centro di recupero abbiamo ormai questa attività di volontariato, che ogni anno vengono centinaia di ragazzi da tutta Italia, sì. e li portiamo anche in montagna. Diciamo che negli anni passati molti più ragazzi che venivano chiedevano di questa storia della Spromonte. Negli ultimi anni sempre meno. È cambiato qualcosa? Sì, la generazione sono un po' slittate, quindi sempre meno si chiede di... Adesso quasi non conoscono più le storie passate, pochino infangato una montagna bellissima. Che poi vogliamo dire, Filippo, che sulla Spromonte, oltre alla vastità che c'è di vegetazione, di quello che si trova, l'habitat naturale, ma se si sale sulle montagne, oltre che sciare, si può vedere il mare. Che assolutamente, la Spromonte è uno dei pochi ambienti che poi dalla neve vede il mare, insomma, in periodi tipo marzo puoi andare a sciare, puoi scendere in mare a fare il bagno, hai una vista bellissima sullo stretto, vedi due mari, vedi tutto il nord della Calabria nelle giornate più limpide, insomma. Su questo proprio ti voglio chiedere una cosa, ovviamente quando parliamo di Calabria in generale, diciamo che non si fa tanto per far venire qui i turisti, no? E diamo sempre colpa alle istituzioni, che hanno delle colpe, ma non sono anche le persone che vivono la Calabria, insomma, questi posti bellissimi, a non permettere di sviluppare il turismo. Cosa pensi? Uno dei problemi principali della Calabria è proprio che ci deve essere sempre un capro espiatorio, quindi qualcuno a cui dare la colpa. In realtà le istituzioni siamo noi. E quindi se la Calabria per quanto riguarda il turismo è ancora un po' indietro, è solo colpa nostra. E noi ci occupiamo dal 2006 di ecoturismo, quindi insomma facciamo venire ragazzi da tutta Italia per fargli vedere un pochino la nostra realtà, e devo dire che la cosa funziona molto bene. Il problema è che
ancora tante persone non hanno capito effettivamente di cosa si tratta, cioè in che modo bisogna fare turismo in Calabria e soprattutto in questa parte della Calabria. Abbiamo delle risorse infinite che potrebbero essere sfruttate, e con sfruttate non intendo dire cementificate oppure... Abbiamo visto degli ecomostri incredibili, esatto, no? Intendo dire semplicemente che se un luogo è bello, noi possiamo sfruttarlo da un punto di vista paesaggistico, d'immagine, portando delle persone a fargli vedere che è bello quel luogo, ma non si fa su Facebook o sulle decine, centinaia di siti che stanno nascendo pro Calabria, si fa portando proprio fisicamente le persone in quel luogo a fargli provare l'emozione che solo di presenza si può, certo, si può sentire, vivere, insomma, vivere, sentire, sì. Una delle cose che mi ha colpito di più in questi 10 anni di appunto ecoturismo che noi abbiamo fatto è che ogni qualvolta io ho portato un gruppo di ragazzi a vedere le più famose cascate di Masano, che sono le più famose dell'Aspromonte, vedendole in fotografia non si ha la percezione che si ha come vederle dal vivo. Sono cascate alte 80 metri e quando ci si arriva al punto panoramico, tutti rimangono a bocca aperta. Uno, perché sono grandi, e due, anche perché non ci si aspetta in Aspromonte, quindi Aspromonte Sud, di trovare invece un ambiente quasi del paradisiaco, centro Italia, sì, esatto, insomma. Appenninico, insomma. Ma, qual è il periodo migliore per vedere queste cascate? Ma sicuramente giugno-luglio, perché... Quando si sciolgono... Sì, la primavera ormai... Quando si scioglie, sì, la neve, sì, sì. La primavera ormai è abbondantemente iniziata. E di acqua ce n'è tantissima e sono nel culmine, insomma, della sua portata, della loro portata. Allora, Filippo, ci spostiamo, adesso stiamo per andare in pubblicità, ci spostiamo dalla montagna al mare, quello che fai, sì, tutti i giorni, esatto, praticamente con il centro, perché subito dopo la pubblicità inizieremo a parlare di questi animali che sono le tartarughe, caretta caretta, della specie caretta caretta, che sono... In via d'estinzione, ma adesso ci racconterai, sì, tutto quanto, quello che fate e come possiamo aiutare tutti quanti noi a non far estinguere questi animali che sono, sì, bellissimi. A dare un contributo, sì, che non è solo, no, volte, non è solo economico, no, ma è anche come parlo, te, esatto, fai di volontariato, parlo, esatto, insomma, di aiuto, perché adesso ci racconterai tante cose. Pubblicità, ci rivediamo subito dopo, sempre con Filippo. A tra poco.